Dopo un lungo periodo di incertezza, le barricate di sindaci e lavoratori, si sblocca la Lioni-Grottaminarda, l'opera infrastrutturale più attesa dalla provincia di Avellino, su cui è intervenuta adesso la regione Campania. All'ente di Palazzo Santa Lucia, il governo ha affidato il timone del cantiere, con una speciale centrale acquisti, un passaggio non semplice, quello della presa in carico, ma adesso si guarda al futuro, con oltre 400 milioni di euro ancora da spendere e la strada da completare. Come un'opera importante proprio per lo sblocco delle aree interne, ha chiesto, già che aveva messo massicci finanziamenti, di potersi sostituire in modo che si potevano riprendere i lavori, certo a determinate condizioni. Abbiamo aspettato circa un anno, finalmente pare che questa risposta sia avvenuta, quindi passeranno i lavori alla Regione Campania, devo dire con molto ritardo, perché nel frattempo tante piccole aziende del territorio, soprattutto quelle che avevano avuto dalle grandi aziende i lavori in subappalto, molte di queste sono addirittura fallite. Noi siamo soddisfatti da un lato perché c'è un interessamento forte da parte della regione, questo in qualche modo è un segnale positivo, però non siamo ottimisti al massimo perché ci pare di capire che i tempi sono ancora lunghi. C'è questo nodo che va chiarito, chi paga, chi va in qualche modo a risarcire i danni che sono stati creati dal governo per quanto ci riguarda, perché la sospensione l'ha fatta il governo, non certo la regione, ma la nostra preoccupazione è che in questa fase di scarica barili di responsabilità tra governo centrale e regione possano rimetterci come al solito i lavoratori e le imprese.